Per quelli che hanno fatto di voi le prove, ragazzi, questa settimana, ma in generale il crogiolo, si sarà sicuramente trovato contro la lancia gravitazionale, che è stata buffata. È stato un buff in cadenza d'anno per equiparare questo tipo di time to kill, ovvero quella lancia gravitazionale nuovo, a revisione zero, che è uscito nelle scorse season, quell'impulso particolare che diventa un cecchino dopo che fate un po' di kill, eccetera, e dopo che fate un po' di hit. E questa, ragazzi, è veramente è diventata una scelta interessante. Nel titolo c'è scritto potrebbe, in realtà si è ritagliata ormai uno spazio nel meta, perché è interessante come caratteristica. Innanzitutto fa flinciare tanto gli sniper in generale, tutti quelli che andate a sparare, e in più adesso con la cadenza così eccetera si riescono a fare delle belle kill. Rigatura martellata, rifiniti mentre la gittata, cosmologia, che è il perk peculiare, le uccisioni con quest'arma causano l'esplosione dei bersagli, rilasciano proiettili da vuoto che inseguono i bersagli, rilascia delle palline che vanno poi a inseguire appunto gli altri che sono in vita. Poi buco nero, il perk intrinseco, il secondo colpo dal torino in culo di una raffica squarcia lo spazio-tempo infliggendo danni ingenti senza perdere potenza e distanza. Questa è un'altra cosa interessante, vi consiglio di catalizzarla, perché catalizzandola vi dà più 20 gittate, più 15 di mira assistita, ottima come cosa. Tra l'altro vi dà anche Vorpal, che vi può servire con magari contro qualche super appunto, non so, mi viene in mente un'evoca tempeste che vi arriva da lontano, piuttosto che un Vimut, tutta roba comunque roaming, le Spectral eccetera sono molto magari ingaggiabili con quest'arma, a parte che ha tanta mira assistita, ma poi farete tanti tanti danni in più appunto con Vorpal. Ragazzi, non ho il decoro, non ho mai avuto un decoro, i decori sono bellissimi di quest'arma qui, lo voglio assolutamente questo, anche questo qua è molto bello, forse anche più bello questo. Andiamo subito a provare le rissa, ci andiamo a fare due risate perché è veramente veramente forte. Però prima di iniziare, come al solito, visto che è gratis, ragazzi, quel tastino lì dovete spaccarlo. Proprio deve diventare infuocato, vi deve esplodere il dito talmente tanto che cliccate sul tasto mi piace, ragazzi, perché è gratis e vi voglio bene. E andiamo a giocare, ragazzi, col nostro lancio gravitazionale. Vedrete che fa flinciare tanto gli avversari, che è questo che fanno gli eroi. Guarda che roba, guarda che robetta, ragazzi, che vi porto, guarda che roba. Io valuterei l'idea di usarla, ragazzi, in trials, perché è veramente veramente forte. Posso assicurare che è veramente veramente forte. Quello era fermo, ottimo. Vedete quanto le teste degli avversari contro tipo swishino via, è troppo bello. Oh, guarda che roba, cioè si vedono proprio che fanno avanti e indietro così, sembra che fanno sì sì tanto muoio. E infatti muoiono. C'è uno qua, se lo pushiamo di pompa così ci portiamo sull'8-4, incredibile. Via, si scivola. Poveraccio quello, non riesce a ucciderci, raga. Tra l'altro una figata anche il suono che ha. Oh no, sono morto qua. No, forse no. Sicuro? Vado indietro, guardate che bella tattica. Adesso mi ributto in mischia. Lui non ce la fa. Aveva anche l'heavy, meno male ci ha graziato sto tizio. Restiamo qua, raga. Adesso arriva, è fermo. Oh, ma che bella kill, ma che bella kill. Questo mi ha fatto perdere un bel po' di tempo, però, eh? Essendo fermo. Abbiamo un po' di munizioni qua. Cosa fai? Ma che lobby è, ragazzi? Vabbè. Il problema, vedete, l'unica cosa è che, tipo, quelle affari lì che spari ti fanno danno anche a te. Beh, una cosa che non ho ben capito. Quella sta andando a prendere levi, mi sa. No, sale su. Dai, pushaci. One shot. Aia. Madonna, che culo, raga. Che culo che ho avuto. Che culo. Scappa, scappa, sta. Tiriamoci. Bellissimo. Sopra. Ripfire me. Un po' così. Aspettiamo. Bellissimo. Uno spettacolo, ragazzi. No. Adesso? Ah, peccato. Peccato, era quasi run out, ragazzi. Sono morto contro razioni abbondanti. Prossimamente sul canale. Abbiamo quasi la golden again. Siamo fermi qua. Uno. E due. Mamma mia. Abbiamo distrutto la partita, ragazzi. Siamo stati praticamente in uno spawn a farmare. Lacrime amare. 21 di KD. Vabbè. Diciamo che non è andata poi così male la nostra prima partita con la lancia gravitazionale. Meglio di prima, ragazzi, possiamo fare solo run out con questa robetta qua in mano. Infatti non lo so se riusciremo a fare meglio di prima.
Quello che so è che si può usare quasi come un HC, ragazzi, questo coso. È veramente crispy. Ecco cos'è crispy. È veramente, veramente figa da questo che sta facendo? Il mio preferito. Ah, qua si va in scivolata. Prego, fermo, grazie. Ok. Devo fare attenzione a sti affarini che esplodono, raga. Anche perché danno veramente una gratta a capo, ragazzi. Allo? Allora, facciamo così. Facciamo così, altrimenti non usciamo più. Questo è quello con lo shotgun, raga. Ma ragazzi, ma questo qua sta giocando solo con lo shotgun. È tipo... Ma ragazzi, cosa sto vedendo? Questo qua è proprio la malattia. Oh madonna, la malattia, ragazzi. Vabbè, nel senso, è morto, quindi... Però è stato un fight abbastanza... Sembrava uno squalo. Avete presente quando fiuta il sangue e via? Bello. Qua sotto. Forte. Tanto kill giusto adesso. Ma ragazzi, questo è lui. Calma. Lui non lo sa. Adesso lo sa. Adesso lo sa che è morto. Devo fare molta attenzione a quello là col pompa, raga. Vieni. Ma stava registrando un video, sta facendo qualcosa? No, perché non mi spiego. Ragazzi, ma questo qua lo sa che ha un'altra arma? Questo tizio sa che ha un'altra arma? No, perché mi sto preoccupando, raga, per lui, eh. Mo voglio... No, ragazzi. Io non ci sto capendo molto. A parte che non muore, mi sta mezzo irritando e non muore. E vabbè. Andiamo ancora così. Crispy baguette consumer. Niente, non riesco. Va bene, dai. Vedete? Avete visto la doppia, ragazzi? Io non ho fatto niente, ho sparato uno, sono morti due. Mamma mia. Incredibile. Dov'è lo squalo? Giriamoci. Ragazzi, ma state notando quanto è facile, tra l'altro, usare. A parte che l'avevo usata così. Questo va mezzo trollato perché è inguardabile. No, il cecchino non puoi usarlo contro. Allora, ultima kill, si va. Dai. Anzi, sai che ti dico? Visto che ci sei venuto un mono tutta la partita, io ti tiro la golden gun, ti tiro giù, porca merda. Pezzo di schifo. No, pigliatevi quest. Troppo divertente, raga. Troppo divertente. Anche questa partita l'abbiamo dominata. Abbiamo fatto 5. Siamo morti un pochino di volte, ma... A parte questo tizio, raga, questo voglio capire perché non usa la primaria. Cioè, cos'ha? L'ultimo rituale. Che cos'è? Se il winter... mamma mia. Vabbè. Ragazzi, abbiamo vinto anche questa seconda partita. La lancia tradizionale è una bomba incredibile. Credo che ve ne siete accorti. Le lobby sono quelle che sono, ovvero molto semplici. Ma vi posso assicurare che anche in trials è molto molto forte contro gente che comunque spara un po' di più. Ed è veramente qualcosa di interessante, raga. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Noi ci becchiamo al prossimo. Grazie mille per la visione. Alla prossima, ragazzi. Grazie ancora per i like, le iscrizioni, i commenti. Vi voglio bene. GG, The Rewind. Bella, raga.